Benvenuti a Giverny. Giverny è famosa soprattutto perché qui si trova la casa e i giardini di Claude Monet. Infatti qui ha preso gran parte delle ispirazioni per le sue opere più famose, come ad esempio Le Ninfee. Non vedevamo l'ora di arrivare qua, finalmente ci siamo e per prima cosa andiamo a visitare la sua casa. Che ne pensi? La casa è semplicemente meravigliosa. Ogni stanza ha un colore a tema: giallo, blu, verde. È bellissima. E io sono rimasto stupito da quante opere lui abbia fatto, infatti si vedono nella prima stanza, e quanto era in fissa con le opere giapponesi. Sì, questo si sapeva perché anche il giardino è quasi tutto a tema giapponese, infatti troviamo sì. Bambù, ninfee, questi ponti iconici che esatto. Ha voluto dipingere di colore verde un po' per distinguerli dai classici ponti giapponesi. Però penso su 6 stanze, 4 sono a tema giapponese. Sì. E questa cosa ci è piaciuta proprio tanto, da impazzire. Ora dobbiamo però visitare i giardini. Sono giganti comunque, non me l'aspettavo, eh. Il ponte è stupendo, raga, peccato la quantità di gente che c'è, forse perché è agosto. E ma abbiamo tra un fatto po' iniziano le Paralimpiadi. Anche, abbiamo fatto mezz'ora di fila per fare tipo la ripresa perfetta, quella a inizio video, no? Il colmo, noi turisti che ci lamentiamo degli altri turisti. Ma è sempre così. L'ingresso costa 11 euro e si può raggiungere tranquillamente da Parigi, dalla Gare de Saint-Lazare, fino ad arrivare alla stazione di Vernon-Giverny. Poi da lì dovrete prendere un bus che vi porterà direttamente qui. Ci vorrà più o meno un'ora di viaggio, quindi è fattibile in giornata. Come sempre vi ricordiamo l'importanza di acquistare i biglietti prima, perché se no dovete fare tanta tanta fila. Infatti noi siamo arrivati, siamo andati dietro e siamo entrati direttamente. Abbiamo attraversato il villaggio di Giverny, molto carino, tutto ciò per arrivare davanti all'hotel Baudy, famosissimo hotel perché ai tempi era frequentato da Cézanne, Renoir e tantissimi altri pittori. Ma ora è stato trasformato in ristorante. Oggi non mangeremo qui perché la strada è molto lunga, ci siamo portati il pranzo al sacco, quindi ora andiamo a mangiare. Non so se ve l'abbiamo già detto, ma qui c'è un parcheggio gigantesco gratuito proprio accanto alla casa di Claude Monet e noi ci fermiamo qui a fare un bel picnic. Siamo comodi, all'ombra, e da qui affronteremo un'altra ora e mezza di viaggio per raggiungere la nostra prossima destinazione. Cheers! Ovviamente siamo in Francia, ci siamo fatti una combinazione di rosetta con crepe e formaggio. Buona! Siamo arrivati a Jumièges, qua ragazzi c'è un'abbazia antichissima, è del 654, esatto, ha più di 1350 mamma mia, anni. Ragazzi, e sinceramente non so voi se conoscete insomma questa abbazia, io me l'aspettavo in mezzo a un campo e invece no, siamo in una piccola cittadina carinissima, guardate quanto è carina. Sì, sembra di stare tipo nei Hamptons, negli Stati Uniti. Ora però andiamo ad esplorare questa abbazia. Top, ci sono anche bagni pubblici. Cioè raga, la prima impressione è stata wow, che bello, e considerate che questo è uno dei monasteri benedettini più antichi di tutta la Normandia, addirittura Victor Hugo
cioè lo considerava il più bello di tutto il paese. Sì, la rovina più bella di tutta la Francia. E pensate che hanno subito anche invasioni da parte dei vichinghi e poi Guglielmo il Conquistatore lo ricostruì rendendolo uno scriptorium. Ed è veramente meraviglioso, guardate. Cioè, non so se vi rendete conto, stiamo parlando del 654 e addirittura di vichinghi. È troppo bello passeggiare tra queste rovine perché ti trasportano letteralmente indietro nel tempo. Non male, non male. Abbiamo pagato anche l'ingresso? Ci è costato 7 euro a testa. Sì, ma ne sono valsi tutti perché è veramente un pezzo di storia molto particolare e soprattutto è una tappa non troppo turistica perché ce n'erano veramente pochi turisti e questa cosa ci è piaciuta molto. Ed è abbastanza vicina a Rouen, dista una trentina di chilometri, ed è proprio lì che andremo ora. Siamo arrivati a Rouen e abbiamo parcheggiato la macchina proprio sotto alla piazza del Mercato Vecchio, Place du Vieux Marché. E questa piazza, raga, è famosissima perché qui venne condannata al rogo Giovanna d'Arco. Mamma mia, cioè, mi sembra di essere Alberto Angela. E guardate quanto è bella questa piazza. Noi amiamo troppo lo stile normanno con queste case a graticcio e qua dietro invece troviamo la locanda più antica di tutta Francia. È assurdo! Non mangeremo qui perché abbiamo prenotato già un altro ristorante, però solo vederla da fuori... Cioè, questo è un ristorante aperto dal 1345. È assurdo a pensarlo. Comunque non vedo l'ora di esplorare Rouen. Andiamo! Siamo partiti dalla piazza del Mercato Vecchio e, raga, abbiamo passato questo orologio bellissimo, stupendo, e ci stiamo dirigendo verso la cattedrale di Notre Dame. E stiamo passando intanto questa via che a quanto pare è la via dello shopping ed è assurdo perché c'è questo contrasto tra modernità e questi edifici storici. Strano, esatto, strano. Fa molto strano. Wow, ragazzi, è meravigliosa. Maestosa. Sarà che io sinceramente non ho mai visto da vicino la cattedrale Notre Dame di Parigi perché effettivamente quando io sono arrivata a Parigi era già in ristrutturazione a causa dell'incendio, ma questa è maestosa. Sarà anche perché questa è la più alta d'Europa, è la cattedrale più alta d'Europa. Ma infatti si vede. I dettagli, ragazzi, i dettagli, wow. Certamente, entriamo a fare un giro. Sono curioso di sapere se si paga l'ingresso, perché se non si paga l'ingresso qua, sto pensando alla chiesa nera di Brasov che abbiamo pagato 4 euro l'ingresso e alla fine era una nulla semplice di che. Chiesa. In realtà io ho visto qualcosa prima e in teoria non si paga. Avevamo ragione, ragazzi, l'ingresso è gratuito e poi questa cattedrale è spesso raffigurata da Monet in tantissime delle sue opere perché lui se ne innamorò, esatto. Infatti la raffigurò in tutte le stagioni e in tutte le condizioni di luci possibile. Mi ricordo di aver visto quest'opera, non so dove sì. si trovi, penso in qualche museo di Parigi. Capisco perché se ne è innamorato comunque. Sì. E abbiamo trovato anche la via più stretta di Rouen. È stretta ma mai quanto quella di Le Mont Saint-Michel. Forse si riferiscono tra i tetti perché dico c'è 5 cm di distanza. Ah sì, effettivamente, perché abbiamo sentito un signore che stava raccontando a sua figlia che appunto questa era una delle vie più strette di Rouen. Non l'abbiamo trovato su internet, abbiamo solo sentito dire, quindi probabilmente si riferiva al tetto. Siamo passati dalla via moderna dello shopping alla via dell'antiquariato, infatti qua è pieno di negozietti e gallerie dell'antiquariato. Siamo usciti da questa stradina e ci siamo ritrovati davanti questa meravigliosa chiesa. È la chiesa gotica più bella della Normandia. Guardate qua. E
E queste piazze sono una più bella dell'altra. Pensavo fosse impossibile superare l'altra piazza, ma anche questa non scherza. Questo qua dietro è un ex ossario, pensate che durante la peste nera svuotavano i cimiteri, una volta che erano pieni prendevano le ossa dei defunti e le mettevano qua nei tetti. Se volete visitarlo potete farlo, si paga l'ingresso, noi passeremo questa tappa e andremo a rilassarci un attimo bevendo un caffè. Abbiamo finito di visitare tutti gli indirizzi che ci eravamo segnati e ora stiamo girando un po' a caso e, come diciamo sempre, sempre a caso si trovano i luoghi migliori. Infatti così siamo finiti in questa via piena di ombrelli ed è veramente bellissima. Che poi non sono dei semplici ombrelli, perché sopra ci sono raffigurati alcuni dei dipinti di Monet. Fatta una certa, ci è venuta un pochino fame e quindi stiamo andando a mangiare in un ristorantino qui vicino al centro, tradizionale francese certamente. E mangeremo il gratin. In pratica il gratin è un piatto, chiamiamolo così, a base di patate e panna, in questo caso panna acida. Però di solito i francesi cosa fanno? Ci buttano dentro anche cipolle a volte, pancetta, di tutto, le cose più pesanti al mondo, pensatele, loro ce le mettono dentro. E questo ristorante lo fa. Sì. Non potevamo non assaggiarlo. Il ristorante si trova in fondo a questa via e questa via è carinissima perché è pienissima di altri ristoranti con tavolini fuori, quindi c'è veramente tanta scelta, ce ne e sono tantissimi. Eccolo, carino. Bello. Ci piace, speriamo ci sia posto fuori. Ragazzi, ecco qua il mio gratin, ho preso quello dolce salato con il formaggio di capra, sembra buonissimo. Mentre io sbavavo solo a vedere il suo. Stefano invece è andato con l'entrecôte molto semplice. Sì, anche perché i prezzi qua sono super accessibili rispetto a Parigi, cioè l'entrecôte con patate, vabbè le patate sono un po' poche, 22 euro, cioè, e mi poi sembra un buon prezzo. Sì, l'ambiente è molto bello, comunque si vede che è un ristorante storico, siamo in questa via bellissima e non vediamo l'ora di mangiare. Buon appetito! Sto già mangiando. Abbiamo ancora un po' di spazio per il dessert, quindi vai di tartatin. E anche questo espressino molto corto. E guarda che carino, ti hanno dato una piccola merenghina. È caldina. Ah, è proprio buona. Buono, adoro quando c'è il dolcetto caldo con accompagnato del gelato fresco e fa questo contrasto. Insieme si sposa benissimo e poi la torta alle mele è il mio dolce preferito. È vero. Raga, cibo ottimo, dessert anche. Abbiamo mangiato veramente benissimo, non e me l'aspettavo. Abbiamo speso 55 euro. Più che altro il servizio super veloce. Era così veloce. Abbiamo ordinato dopo 10 minuti, sì. 15, è arrivato tutto. Erano super attenti, quindi parte il cibo, servizio ok, prezzo ottimo. Meglio di così. Ve lo consigliamo assolutamente se venite a Rouen. Andate là, la via è veramente carinissima perché dietro avevamo pure persone che giocavano a bocce. Vero. E non lo so, è stato molto divertente, sì, vederli, sì, mentre sì, mangiavamo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, fateci sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Se non siete iscritti al nostro canale, ragazzi, fatelo, è gratuito. E ci vediamo con un prossimo video. Ciao! Ciao! Si ritorna a Parigi!